Yes, I'm ready for tonight. Amici di Corse di MotoTV, vi portiamo dentro quello che è il weekend più affascinante, più adrenalinico del Dunlop Chief. Questa è la Barda Racing Night, correranno in notturna prima la 600 e poi la 1000, quindi chiaramente siamo sullo starting grid della 600 e andiamo a conoscere la prima fila, Leonardo Taccini del team Cecchini Racing Team, pole position incredibile, un 37 alto, una bella pole. Cosa ti aspettiamo, Leonardo, da questa gara in notturna? Realmente non lo so, vediamo di fare il massimo, devo rimanere concentrato a fare il mio e vediamo un attimo come andrà, però sicuramente daremo il massimo, soprattutto perché è la pista di casa del mio team e anche del mio motoclub, quindi bisogna dare il massimo per forza. E allora gas. Esatto. In bocca al lupo a Leonardo Taccini, andiamo nella seconda posizione dello schieramento dove c'è Davide Stirpe, capo classifica. Nella generale team è gara 51 di Michele Pirro, secondo tempo in qualifica ma si presenta con la tabella tricolore da leader. Allora Davide, un bel tempo in qualifica, una leadership da difendere, cosa ci dobbiamo aspettare da questa Racing Night? Ma la Supersport è sempre imprevedibile, quello che è sicuro è che è una figata, l'anno scorso non l'ho fatta, quindi mi è rimasto un po' l'amaro in bocca e fino adesso è andata bene, non siamo partiti alla grande in questo weekend, ma come sempre facciamo un gran lavoro e passettino per passettino siamo arrivati in seconda posizione stamattina, quindi dai, sono fiducioso e comunque penso che è fighissimo vedere tutta questa gente, le luci, è uno spettacolo, una figata. In bocca al lupo. Crepi il lupo, ciao ragazzi. E poi andiamo sulla terza posizione della griglia di partenza dove c'è l'ex campione del mondo della Moto3, Lorenzo Dalla Porta con il team Alto Go. Eccolo qui Lorenzo. Mazzo, quanto sei alto Lorenzo, sei sui cavalletti. Sembra altissimo, però no. Concentratissimo Lorenzo, terzo posto, prima fila, non è andata benissimo nella gara d'apertura qui al Civia Misano, ma mi sembra che tu abbia tutte le armi in mano per rifarti. Sì, non è andata benissimo perché abbiamo avuto un po' di sfighe sulla moto, ma il ritmo ce l'abbiamo, quindi dai, una figata alla Racing Night, mi piace un casino, quindi cercheremo di divertirci. E poi no, tanta gente come sei stato abituato tu per tanti anni al mondiale e corsi in notturna, che se non vado errato credo sia una tua primissima volta. Sì, ho corso in Qatar, ma è una roba completamente diversa. No, bello, mi piace un casino. Poi con sto caldo apprezzo che almeno il sole non c'è. In bocca al lupo, Lori. Vivi il lupo, ciao. Tutto pronto, quindi al Marco Simoncelli World Circuit. Questo è lo schieramento, Taccini, Stirpe, Dalla Porta, alla prima fila, Mantovani, Ottaviani, Bussolotti. Semaforo rosso si spegne, è partita la Racing Night della 600 Next Generation, si impenna Leonardo Taccini ed è Davide Stirpe a prendere il comando delle operazioni, il pilota romano del Garage 51 Racing Team capo classifica, esce dalla variante del parco in testa al plotone immenso delle 600, esce largo Taccini dalla Misano 1 e poi si va verso la Querza dove Taccini prova il primo attacco su Davide Stirpe, chiude la porta, qui c'è la prima caduta, Andrea Tucci del Mesaroli Racing Team, nulla di grave per Tucci con Stirpe, Taccini dalla porta si è avvicinato Leonardo Taccini qui dietro, e Valtolini e Sciarretta che fa il giro più veloce, ma c'è il sorpasso con la Ducati che scodinzola, quindi Taccini primo, Stirpe secondo, bel sorpasso di Taccini alla Querza, giro più veloce di Dalla Porta che ha superato Stirpe, si è messo in caccia di Leonardo Taccini. Stirpe ha perso un po' di terreno, anzi ha perso un po' di terreno in generale il gruppone all'inseguimento di Taccini e Dalla Porta, ma una bellissima immagine ancora di Davide Stirpe nella notte romagnola sulla Ducati del Garage 51 Racing Team, guardate il gap che si è creato tra i primi due, il gruppone di inseguitori in questa splendida immagine, il rettilineo del Marco Simoncelli, ancora Leonardo Taccini a menare le danze con Lorenzo Dalla Porta vicinissimo, quindi sarà un bel duello nel finale, siamo al carro, ci prova Dalla Porta, entra su Taccini che prova adesso a rimanere vicinissimo
a Lorenzo da Porta, si presentano sul rettilineo per quello che sarà l'ultimo giro di questa Barda Racing Night. Taccini torna davanti, dalla Porta risponde alla staccata della variante del parco, dalla Porta riprende il comando delle operazioni, non ci sta Taccini che rimane incollato, ci prova qui, attenzione, lungo, dalla Porta lungo la Querza e si infila Leonardo Taccini quando mancano poco più di 4 curve alla fine, si va verso il carro, ci prova dalla Porta ma Taccini chiude il varco e va a impostare la Misano 1 in testa a questa Racing Night della 600, Misano 1, Taccini davanti alla Porta, escono al limite del track limit, Taccini chiude anche la Misano 2 e vince la Barda Racing Night, Leonardo Taccini davanti a Lorenzo Dalla Porta e Luca Ottaviani, che vittoria per Leonardo Taccini. Ed eccolo qui Fabrizio Cecchini che coccola il suo pilota e adesso andiamo a sentire proprio Leonardo Taccini nel dopogara. La Racing Night 600 ha un protagonista incredibile, Leonardo Taccini. Ciao Leo. Ciao ragazzi. Hai fatto veramente un garone perché hai resistito agli attacchi di un campione del mondo Moto 3, un pilota con grande esperienza che è Dalla Porta. Al buio, la tua prima Racing Night, cioè, come l'hai vissuta? Come hai vissuto questi giri? Beh, è stato figo, è stato molto molto figo, soprattutto perché durante la Racing Night di notte così sembra più un videogame che in realtà, quindi è stato bellissimo. Poi in realtà mi sono divertito tantissimo perché abbiamo tenuto un bel passo, ho fatto tutta la gara, tutta proprio al limite con Lorenzo che sentivo che mi spingeva dietro, poi mi ha tirato due attacchi un po' pure lui al limite e quindi dai, è stata veramente una bella gara, mi sono divertito molto. Dopo aver siglato la pole position nelle prove, t'aspettavi di poter comunque centrare la vittoria? Perché si sa, un conto è il giro secco e un altro è fare tanti giri al buio, perché poi la gente pensa hanno i fanali, ci sono, è illuminato il circuito, ma in realtà le velocità che fate voi con tutti gli altri pista credo che anche non sia facilissimo trovare gli automatismi, le traiettorie giuste. No, realmente non si vede niente, proprio detta così. Comunque, allora, dopo che ho fatto la pole sapevo di avere un ottimo passo per fare bene. Poi la vittoria è sempre un altro discorso, perché la vittoria non è mai legata al ritmo che hai o cose, comunque alla fine è un insieme di fattori tra cui anche un po' di fortuna. Quindi diciamo sì, avevamo costruito tutto quanto per essere abbastanza veloci, però la vittoria è sempre un'altra cosa. E poi chiudo dicendo una giornata da incorniciare per il Cecchini Racing Team, perché nel pomeriggio Lolli ha vinto in Moto 3, tu hai messo qui una ciliegia, un ciliegione sulla torta, quindi comunque anche c'è una bella atmosfera in questo team, no? Piloti giovani, vincete, vi date da fare, quindi credo che una dedica a tutto il team sia doverosa. Sì, assolutamente, se siamo qua e andiamo forte è solo merito di tutti quanti le persone che lavorano qui dentro, che mettono il loro 100%, comunque alla fine noi a inizio stagione siamo sempre stati molto veloci così, solo che ci mancava sempre qualcosa, perché comunque alla fine per il team la moto è nuova, per me è nuova, anche per la gente che ci lavorava sopra, e diciamo che anziché abbatterci ci siamo uniti ancora di più, e questo qui diciamo è stata la nostra forza almeno ad oggi. Questa stagione che panorama può aprirti a te come Leonardo Taccini per la tua carriera? Non lo so, vediamo. Sicuramente io darò il massimo, poi quello che viene, viene. L'obiettivo immagino sia tornare poi insomma nella serie ridata della 600. Vabbè, quello assolutamente, però comunque per ora mi godo il momento e il processo, vediamo un attimo. Bravo Leo. Grazie mille, ciao. E allora è tutto pronto per il main event qui alla Barda Racing Night Dunlop Civ, siamo dalla pole position con Michele Pirro. Allora Michele, non ci si abitua mai credo a una missione del genere, correre in notturna con una superbike. Sì dai, sempre bello, caratteristico correre di sera qui a Misano, cerchiamo di fare il massimo e divertirci, vediamo. Bocca al lupo. Previ. Dalla seconda posizione direttamente dal mondiale superbike c'è lo svizzero Dominic Eigerter, lo vediamo qui dalla seconda posizione, adesso aspettiamo solo che passi la regia, eccolo qui Dominic. Che grande emozione correre qui a Misano di notte. Sì, ciao a tutti. Sì, per me è tutto nuovo, la prima volta correre così di notte, vedo tantissimi fans, tanta gente, sarà molto divertente, veramente bellissimo. Good luck Domi. Grazie. Pa,
Allora, bene anche italiano Dominic Eigerter, e poi andiamo invece dall'italianissimo Ale Del Bianco, inseguitore di Michele Pirro, già dalle prove, un bel campionato. Si corre in casa, Ale, con le luci notturne, tantissimo pubblico, credo che veramente come nel calcio, ma il pubblico sia il 12° in campo, anche qui una manina la dia. Ma guarda, sì, io cerco di non guardarli, così meno pressioni, meno pressioni, la gara sarà tosta, sarà breve, perciò si spingerà, dico il buio è un'imbella incognita, perché spingere, secondo me si farà 35, è un tempo ottimo, con col buio sarà tosto, sarà tosto. Guardare bene. In bocca al lupo e guarda bene. Michele Pirro, Eigerter, Del Bianco la prima fila, Cavalieri, Bernardi, Gabellini la seconda, Vitali, Saltarelli, Russo la terza, ma è tutto pronto a Misano per la Barda Racing Night Superbike. Si spegne ora il semaforo e partiti. Parte benino Michele Pirro, mi sembra che abbia avuto un gran bello scatto. Dominic Eigerter che prende infatti alla staccata della variante del parco la prima posizione, ma Pirro ci prova all'esterno, affianca allo svizzero. Vediamo se con il cambio di traiettoria, infatti Michele Pirro già davanti a tutti, poi ai Eigerter, Del Bianco, a inseguire l'asso pugliese di casa Barney Spark Racing Team e tutto il gruppo della Superbike che sfila regolare verso quella che è la staccata della Quercia. Pirro, Eigerter, Del Bianco, Bernardi, Cavalieri, Russo, ci prova Del Bianco lì dietro su Eigerter e passa alle Del Bianco del team DMR Yamaha. Nelle luci della notte svetta Michele Pirro con Del Bianco, Eigerter e Luca Bernardi sull'Aprilia dell'M nuova M2. Ancora Michele Pirro alla staccata del carro con qualche metro di vantaggio sul mastino Alessandro Del Bianco. Dietro avete visto i dischi dei freni anteriori infuocarsi. Del Bianco nella scia di Michele Pirro qui fuori dal Misano 2, si lanciano sul rettilineo di Misano, poi qui al tramonto guardate l'effetto incredibile dei dischi, dei freni che si arrossano per le pinzate decise dei piloti. Del Bianco ci prova, si fa vedere e non si può dire negli specchietti, ma nella coda di Michele Pirro qui alla staccata della Quercia escono ancora vicinissimi con il 51 tricolore luminoso che adorna il cupolino della Ducati V4R del Barney Spar Racing Team, come pinza Del Bianco, mamma mia, si arroventa il suo disco. E qui nella scia di Michele Del Bianco ancora verso la staccata della Quercia, forse ci prova, penultimo giro, dentro Alessandro Del Bianco buca Michele Pirro con una bella staccata millimetrica. Del Bianco, Michele Pirro prima, seconda posizione, una piccola imbarcata per Del Bianco in accelerazione e poi ancora Michele Pirro e ancora un'imbarcata per Del Bianco quando va a iniziare il 13° e ultimo giro della Barda Racing Night 2024. Michele Pirro staccata imperiosa alla variante del parco, prende la testa, anzi riprende la testa. Del Bianco ci riprova qui all'ingresso della Quercia, arriva in slide, chiude la porta Michele Pirro senza tanti complimenti. Adesso Del Bianco deve riordinare le idee mentre si va verso la doppia curva del tramonto con Michele Pirro ancora davanti. Del Bianco appiccicato al pilota pugliese di casa Ducati. Vediamo ultime curve, Misano 1, Misano 2, ci prova Del Bianco a stare vicino a Michele Pirro, l'ultima chance qui alla Misano 2, esce forte Pirro in penna, stacca, si affaccia all'interno, ma niente da fare, no way, Michele Pirro vince per la quarta volta la Barda Racing Night. Del Bianco secondo, che gara, si complimentano i due, bellissima veramente, e Michele va a festeggiare nella tribuna assiepata, affollata dai suoi tifosi. L'ordine d'arrivo dice Michele Pirro, Del Bianco, Bernardi, Eigerter quarto, Cavalieri quinto, Saltarelli, Vitali, Russo, Gabellini e Butti completano la top 10 di questa Barda Racing Night. La classifica dice ancora Pirro davanti a tutti con Del Bianco e Cavalieri su questo podio provvisorio della generale. Bellissima, veramente una gara incredibile. E qui Michele Pirro nello Squerva prendersi il saluto dei tifosi e noi andiamo a sentire i protagonisti. Super protagonista della Racing Night, Ale Del Bianco. Ale, una bella gara, è tenuto vivo fino all'ultimo metro, no? L'esito di questa Racing Night. Ti è mancato veramente niente? È mancato poco e scusatemi la voce, il tono intanto, ma il post Racing Night è devastante. Comunque sì, è mancato veramente poco perché abbiamo fatto un bel lavoro. L'unica cosa è che comunque magari ne avevamo anche qualcosina in più, forse in certi punti, lui in altri, però passarlo comunque non è scontato. E poi dopo le ultime vicissitudini qua di Misano,
di quello che è successo la settimana scorsa, sai, sparecchiare all'ultimo giro non è il massimo mediaticamente, quindi comunque bisogna fare sorpassi puliti e stare anche attenti all'avversario. Quindi ho cercato di fare il massimo dentro i limiti, ecco, e bisognava prendere qualche rischio in più forse per provare a vincere. Infatti quando ti riferivi allo sparecchiamento, ovviamente Ale si riferiva a, lo sapete tutti, Misano 2, Marquez, Bullega, la Race of Champions, immagino quell'episodio. Il rischio era altissimo ieri sera, visto che diciamo le vostre no, prestazioni erano abbastanza equiparate, di fare il danno e non era il caso. No, non è il caso, anche perché uno davanti a te c'è Michele Pirro, e intanto, ma non perché lui sia diverso dagli altri, però comunque all'alto dei suoi mille titoli, mille cose, cioè comunque rimane Michele Pirro, quindi bisogna starci comunque attenti, non più di altri, però comunque bisogna avere rispetto anche per quello che è. E poi d'altra parte bisogna fare gare pulite, non si può prendere, entrare e spaccare, quindi a volte può succedere, quindi l'errore è umano, però diciamo che ieri sera eravamo molto, molto vicini all'errore in qualche incrocio, quindi bisogna farlo però con prudenza, con cautela, anche perché comunque voglio ricordare che personalmente noi passiamo dei mesi senza correre, io era dal Mugello che non andavo sul 1000, quindi ho controllo la situazione, però per essere al 110% bisogna guidarla un po' più spesso, quindi sapevo, andavo a sentimento, a sensazioni, quindi non ero certo di quello che succedeva sull'anteriore, lo speravo, quindi cercavo di tenermi quelle marginine nelle tasche che mi poteva dire va bene, questo evita il patatrac, ecco. Se poi aggiungiamo che se è corso di notte va bene, una difficoltà in più. L'aspetto sicuramente positivo di questa Racing Night, Ale, è tanto pubblico, un'atmosfera incredibile, cioè sembra di essere veramente al mondiale, forse anche qualcosa in più. È stato figo, la tribuna piena è già sempre tribuna dei box, tribuna davanti della QWERTY, tribuna Misano 1, Misano 2, tutto bello, ma poi il paddock è stata una cosa incredibile. Io devo dirti una cosa, ieri il podio abbiamo fatto nello square, no, di Misano, e tecnicamente dovevamo passare dal ponticello, ho sbagliato strada, ho fatto il giro normale qui tutta la pit lane e poi ho fatto tutto il giro delle paddock, il paddock era murato, ci ho messo 10 minuti attraversare il paddock, bellissimo. In bocca al lupo chiaramente per gara 2 e poi un applauso perché sei stato ancora una volta protagonista di questo duello con Pirro, che tiene vivo comunque l'interesse per il CV Superbike. È vero, quindi fa molto piacere. Bisogna portargli via questo scettro. Come si dice? Scettro, scusate, sono sempre presto mattina. Presto. E ci stiamo lavorando e siamo sempre più vicini. Ciao. 4 Racing Night, 4 vittorie di Michele Pirro, la magia di Misano si è ripetuta ancora una volta. Sì, sono contento perché vincere 4 Racing Night, una diversa dall'altra, ieri una battaglia all'ultimo giro, sono contento, dai. Alla fine vincerne una può capitare, ma vincerne così in diverse situazioni, e sono veramente contento. Abbiamo fatto un grande lavoro, ma soprattutto merito anche a Del Bianco, che ha fatto una gara veloce, abbiamo fatto una gara al limite con un passo comunque veloce e fino alla fine ce la siamo giocati, quindi sono contento. Parlando con Del Bianco mi diceva, io memore di quello che è successo tra Marquez e Bullega alla Race of Champions, ho preferito non rischiare nulla perché sarebbe stato un peccato gettare alle ortiche sia il mio risultato che quello di Michele. Quindi anche la consapevolezza di questi piloti giovani che sì, si battaglia, si duella, però ci deve essere un limite se non si è sicuri di stare nella correttezza della manovra. Sì, diciamo che l'esperienza comunque anche per quello che passa, è successo, deve insegnare, e comunque gli va dato merito perché sta andando forte, ieri mi ha comunque messo in difficoltà, mi ha tenuto un ritmo alto, quindi, ma sono contento perché sono le gare che mi piacciono, sempre veloci così, e mi fa piacere, dai, alla fine non è vincere, comunque sono tanti anni che sono al top e non è mai facile. I ragazzi giovani comunque non come lui sono agguerriti, ma lo so bene perché comunque la VDV ha fatto la gara con i migliori, con Bastianini, Martin, Pecco, loro, e comunque sono i giovani sono talentuosi, e Ale sicuramente ha il talento per far strada. È vero, chiudiamo, che Misano è casa tua, lo store, sei qui, eri qui la settimana scorsa VDV, eri qui per il Mondiale Superbike, però bisogna dire che il format che la federazione ha studiato con questa Racing Night porta veramente tanta passione, tanta gente a vedere le gare del CIV, e non siamo così abituati al CIV.
Sì, diciamo che questo format negli ultimi anni ha trovato una dimensione bella, divertente, esci dal solito schema, dal solito format e dà comunque l'opportunità alla gente di stare magari in spiaggia durante il giorno e venire a godersi la sera lo spettacolo. È chiaro che per il pilota è tutto un po' tirato perché poi il giorno dopo ci sono l'altra gara, il warm up. Però alla fine per lo spettacolo va bene, mi ha fatto molto piacere in questi anni, quest'anno soprattutto, tanta gente, poi la musica, cioè, è quello che ci vuole soprattutto per rendere questo sport bello ma anche divertente alla fine e coinvolgere il pubblico. Abbiamo fatto una grande festa. E poi visto che hai sfoggiato un nuovo casco con dedica dietro, l'ho visto nel buio della notte, mi è sembrato che ci fosse una novità. Sì, ecco, adesso l'ho vista bene. Okay. Perché aspetto una seconda bimba e quindi a dicembre nascerà, scadeno il tempo per la mia seconda figlia e quindi oltre a Ginevra avremo un'altra lady in famiglia e quindi era un casco speciale con la dedica alle mie figlie. In definitiva, Pirro, Calal Poker, Racing Night e raddoppia casa. Bravo Michele, in bocca al lupo per la stagione. Grazie. Non solo Barda Racing Night in pista a Misano nella giornata di sabato, ma anche Premoto 3 e Moto 3, proprio in quest'ultima. Prima vittoria per Lolli, secondo posto per Emanuele Andrenacci e nella Premoto 3 grandissima gara di Borrelli. Andiamo a sentire i protagonisti. La Racing Night ovviamente è 600.000, ma al pomeriggio ha corso anche il consueto programma del CIV e in Moto3 c'è stata la prima vittoria qui di Cristian Lolli. Ciao Cristian. Ciao a tutti. Allora, intanto bravissimo perché è un garone, c'era quella condizione di pista un po' strana, forse una delle più infide, te la sei cavata egregiamente, prima vittoria e soprattutto seconda in classifica e la consapevolezza di aver rotto il ghiaccio. Beh sì dai, è arrivata questa bellissima vittoria. Ieri penso di avermela gestita molto bene la gara, mi sono divertito molto, è stata bellissima bagarre dal primo giro in poi e come dire, abbiamo lavorato moltissimo il team e sono felicissimo di questo primo posto. Oggi cerchiamo di replicare e cercare di fare meglio ovviamente. Di fare meglio sarà difficile, però di confermare magari. Sì, ci sono credo 44 punti tra te e Ruda, è ovvio. E ancora secondo me il livello tra te e Ruda, ma tra tutti gli altri, Ruda c'è ancora un divario, lui ha più esperienza. Però il secondo posto in campionato sarebbe comunque un gran bel risultato finale. Beh sì, il distacco è troppo con Ruda perché ha un altro passo e cerchiamo di avvicinare questo gap tra me e lui, ma è difficile perché va veramente forte e secondo posto in campionato è bello e cerchiamo di avvicinarci con i punti a Ruda e cerchiamo di vincere i vice campioni. E poi che estate magica Lolli, mi vieni dalla salita Spoleto Wildcard e hai vinto la categoria con un tempo incredibile, vieni a Misano vinci, cioè un'estate direi da incorniciare. Beh sì dai, quest'anno è andata bene, speriamo che continui così. Dai, bravo, in bocca al lupo. Grazie, ciao a tutti. Altro protagonista del sabato della Racing Night nella Moto3, Emanuele Andrenacci, che sul bagnato infido ha fatto un risultatone, secondo, bravo. Grazie. Allora, sul bagnato vai fortissimo, perché sei riuscito ad annullare di fatto il distacco tra Lolli, Rude e Bartolini. Sì, è stata una bellissima gara, mi sono divertito, sono riuscito subito ad adattarmi, mi sono trovato subito bene con la pista, quindi sono riuscito a rimanere lì con loro. E poi alla fine sono riuscito anche a passare Marcos, quindi una bellissima soddisfazione. Quant'era la pressione psicologica in quei giri di dire cavolo sono davanti, però cioè, con queste condizioni difficili potrei anche sbagliare? Cioè c'è questo pensiero o gas e poi ci pensiamo alla fine? No, il pensiero non c'era, c'era soltanto comunque io cercavo di stare un po' attento, capire com'era la pista perché era molto facile sbagliare, c'erano molte chiazze, la pista era tutta bagnata, però c'erano dei punti dove c'era proprio acqua. Quindi sbagliare era facilissimo, infatti Bartolini alla fine si è fatto prendere un po' dalla foga e purtroppo è caduto, però vabbè, in queste condizioni ci sta, mi dispiace per lui. Fare una gara così con quelle condizioni può aiutare nella giornata di domenica quando si presume ci sarà l'asciutto a migliorare le prestazioni? A questo non lo so, cioè, speriamo di sì. Quantomeno di testa, no? Si è andato forte sul bagnato, adesso è asciutto ancora di più. No, questo sicuramente sì, dai, un bel risultato non fa mai male. Un podio?
per la prima volta sul podio della Moto3, una dedica credo che sia doverosa in questo caso. Beh, la dedica va sicuramente al team per il gran lavoro che stiamo facendo, tutti gli sponsor che grazie a loro posso correre, alla mia famiglia e a coloro che sono venuti a vedermi qui. Penso che ieri erano contenti. E anche tu. Sicuramente, io più di tutti. Bravo, in bocca al lupo. Grazie, via al lupo. Come dicevamo, la Racing Night non è solo 600 e 1000, ci sono anche ovviamente le altre categorie e in pre-Moto3 non ha vinto, ma hai fatto una gara, Cristian, incredibile. Ciao intanto. Ciao a tutti. Allora, spieghiamo velocemente. Cristian è partito bene, era lì davanti, poi ha preso un'imbarcata mostruosa, sedicesimo, rimonta fino a riprendere la testa e perde la gara. Adesso ce lo spieghi tu. Sì, infatti, cioè, forse sono partito un po' troppo forte, però comunque un po' rosico, perché cioè, comunque siamo arrivati secondi e non primi, però dai, va bene comunque, sono punti importanti e adesso proviamo a vincere gara 2. Sono punti importanti, infatti sulla Bucimoto di Borrelli c'è la tabella tricolore da capo classifica, ma quello che vorrei capire da te, no? Cosa scatta nella testa di un pilota quando avevi fatto tutto bene, poi l'imbarcata, ti ritrovi nel gruppone a dover inseguire e ricucire un margine? Cioè è più viva la voglia di rimontare o l'attenzione a non far più errori? No, allora io cioè era una gara lunga, perché comunque 10 giri sull'acqua sono lunghi, più di 20 minuti, sapevo di poter rimontare, non così tanto perché pensavo che i primi andavano un po' più forti, invece fortunatamente sono andati piano, tra virgolette, sono riuscito a prenderli e per poco non ho vinto, però cioè, va bene comunque, come una vittoria. Borrelli, ti spiego una cosa, non erano loro che andavano piano, eri tu che andavi forte, cioè loro poverini facevano, tu venivi su veramente come un missile, un giro più veloce uno dietro l'altro, quindi hai dimostrato una volta di più che non solo vai forte sull'asciutto ma anche sul bagnato, ti ha visto bello a tuo agio, eh? Sì, me la cavo sul bagnato, me la cavo. Sì. Borrelli se la cavicchia sul bagnato, bravo, ti lasciamo alla concentrazione della domenica di gara, in bocca al lupo. Crepi.